Oggi siamo qui per giocare tutta la carriera di Claudio Echeverri, giocatore che nella vita reale è stato acquistato dal Manchester City, un talento incredibile argentino classe 2006. Che cosa ne pensate voi di questo Claudio Echeverri? Fatelo sapere qui sotto nei commenti e soprattutto lasciate un bel mi piace, perché molto probabilmente questo video verrà diviso in due parti. Lasciate quindi un like e domani avrete subito la seconda parte. Non perdiamo tempo, adesso iniziamo subito a lavorare su questo giocatore perché c'è tanto lavoro da fare. È un giocatore veramente molto interessante, con un potenziale incredibile. Tra l'altro da poco il gioco è stato aggiornato e quindi lui è stato potenziato. Gli hanno aggiunto +1 a livello di valutazione e anche +1 a livello di potenziale minimo, che dovrebbe essere adesso 86/86. La cosa complicata però è che purtroppo, tra virgolette, ci troviamo nel Manchester City, e quindi far trovare, diciamo, spazio a un giocatore così piccolino è difficile. Quindi che cosa faremo? Faremo praticamente la stessa cosa che abbiamo fatto con i video dedicati a Camarda, ovvero almeno per le prime due, forse anche tre stagioni, Echeverri dovrà andare in prestito. Infatti iniziamo subito così, mettendolo sulla lista dei prestiti. A livello poi di calciomercato con il City per adesso non voglio fare niente, abbiamo un budget incredibile quindi possiamo fare la squadra più forte del mondo, però prima mi voglio occupare di Echeverri. Una volta piazzato poi ci occupiamo appunto del Manchester City. Eccolo qui al Burnley, mi piace cavolo, mi piace il Burnley, mi piace veramente tanto. Allora, intanto ha un valore di 2.3 milioni, 17 anni con uno stipendio di 3.4 mila a settimana. Allora, deleghiamo subito questa offerta perché voglio un'offerta, non posso fare un'offerta, cioè un prestito biennale. E va bene, ok, ma lo mandiamo solo un anno, sarebbe stato carino mandarlo per due anni, poi al massimo lo richiamiamo. Però purtroppo, niente. Ok, un anno al Burnley. Chiudiamo la parentesi quindi su Claudio Echeverri e adesso occupiamoci proprio in 30 secondi del calciomercato del Manchester City. Vi farò vedere poco, anche perché il focus di questo video è Echeverri, quindi non staremo qui a fare una rebuilding del Manchester City. Magari qualche piccola attenzione in più nella prima stagione, poi l'idea è quella praticamente di non fare calciomercato nella seconda, nella terza e nella quarta. Voglio assolutamente richiamare dal prestito il grandissimo Cancelo, e poi c'è Guardiolino che potrebbe giocare al centro della difesa insieme a Ruben Dias. Stones invece potrebbe prendere il volo. Cerchiamo, come ho detto prima, di fare una base che ci permette appunto di non fare poi il calciomercato nelle prossime stagioni, quindi avere dei calciatori giovani che crescono, ecco. Anche Lewis non sarebbe male, signori, perché l'ho trasformato terzino sinistro. Potremmo anche, non lo so, quasi quasi non faccio calciomercato, punto sulla nuova generazione. Sarebbe carino, no? Anche come progettino, piuttosto che prendere Mbappé o prendere, che ne so, Teo Hernandez a sinistra, giusto per fare un paio di nomi. L'ultima cosa che voglio fare prima della simulata è una piccola strategia, ovvero mettere un Alvarez esterno destro che fa l'upgrade. Allora, è vero, sì, volevo puntare su Goku, però sinceramente preferisco Julian Alvarez. Deve avere un potenziale superiore, parte anche da una valutazione superiore e soprattutto poi è un problema, come ho detto prima, per Echeverri. Quindi se riusciamo a trovare, diciamo, una posizione per Julian Alvarez, risolviamo poi di conseguenza anche il problema trequartista con Echeverri quando poi ritornerà dal prestito. Bene, a sinistra Lewis dovrebbe giocare, il migliore. Ho richiamato pure questo qui dal prestito, così almeno abbiamo un terzino sinistro panchinaro. La squadra è questa, signori, un Manchester City 2.0, e allora siamo pronti per la simulata. Ci vediamo direttamente, tanto budget 541 milioni, ci vediamo direttamente alla fine della stagione. Speriamo di non essere esonerati, perché altrimenti finisce male. Andiamo ragazzi, andiamo. È solo la prima stagione, quella critica, dove c'è Lewis che deve crescere, c'è Unan Alvarez e Guardiolino che non sono comunque dei fenomeni ancora assoluti. Però superata la prima stagione, secondo me si può tirare dritto con questo 11. Quarti di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund, 1-1 la partita di andata. Il totale finisce 3-2 per noi, siamo quindi in semifinale di Champions League. Vinciamo anche 1-0 contro il Newcastle, quindi forse siamo anche in finale di FA Cup. Becchiamo il Galatasaray, ragazzi, il Galatasaray in semifinale. Che cavolo ci fanno qui? Non lo sanno neanche loro. Il totale comunque 5-1, quindi vuol dire che al primo colpo siamo subito in finale di Champions League, senza fare calciomercato e con 600 milioni da spendere. Siamo anche in finale di FA Cup contro il Tottenham, vediamo un po' come finisce. Finisce 4-3 i rigori. La finale contro il Real Madrid, io direi che possiamo skipparla direttamente dal calendario, perché comunque, ripeto, il focus di questo video è Echeverri. Cosa facciamo? Perdiamo i rigori! Perdiamo i rigori 4-3! Cavolo! I rigori danno, i rigori tolgono, porca miseria. Vabbè, non fa niente, forse è meglio così, perché la Champions League la voglio vincere con Echeverri in campo da titolare. Comunque, la barretta scende sull'arancione, ma secondo me abbiamo fatto una grandissima stagione. Primi in campionato, 8 punti in più rispetto al Liverpool. Abbiamo vinto anche l'FA Cup battendo il Tottenham ai rigori. La Carabao Cup invece l'abbiamo persa, non si sa dove, e forse è meglio neanche
e forse è meglio non saperlo neanche, ecco. Però focus del video, andiamo subito su Echeverri, che ha giocato un anno in prestito, era un 66, adesso è un, vediamo un po', non è un 68, quindi è sopra il 68, è un 69, ha fatto solo più 3. Porca di quella miseria, ha giocato 7 partite, come 7 partite? Ha giocato solo 7 partite, ha giocato. Cioè, ma dico io, ma sti qua, no? Cioè, prima lo vogliono in prestito e poi non lo fanno giocare. Allora, dico io, che cavolo ve l'ho mandato a fare? Lo facevo crescere io con il potenziale dinamico, i preparatori atletici, eccetera, eccetera. Solo più 3 ha fatto Echeverri. Diventa un 69. Diventa difficile lanciarlo. Perché abbiamo lanciato Lewis quando era un 75, se non erro. Però, lui è un 69, quindi diventa veramente difficile metterlo in campo. Budget per la seconda stagione, 735 milioni. Vabbè, budget che neanche vediamo. Ho visto che mi sono rientrati dal prestito una caterva di giocatori. Vediamo se è uscito fuori un bel terzino. C'è Caboret! Non è male, ragazzi, Caboret. È un terzino molto, molto, molto interessante. È un 76. Possiamo anche svincolarlo, Cancelo, ragazzi. Chi se ne frega. Puntiamo su Caboret, dai. Per quanto riguarda, invece, Echeverri, era un 69 ed è ancora un 69. Tra l'altro, pure il contratto di scadenza ed è pure triste. Promessa 3 anni. Allora, lo metto di nuovo sulla lista dei prestiti e vediamo un po', signori, se arriva qualcosa. Ripeto, deve essere almeno un 75, un 76 per poterlo lanciare di titolare. Io gli metto comunque il cambio di piano di crescita per farlo crescere, non lo so, in questi 3-4 giorni. Ma la situazione comunque diventa abbastanza critica. Allora, vediamo un po' il Bournemouth. Signori, però deve giocare, cavolo, deve giocare. Cioè, è una bella destinazione, ma deve giocare. Accettiamo, raga, accettiamo. 2 anni, questa volta posso fare 2 anni. Allora facciamo così, prestito per 2 anni, poi al massimo lo richiamiamo. Sono riuscito a completare tutti quanti gli obiettivi, ho messo i piani di crescita e questa, quindi, signori, è la squadretta per la seconda stagione. Sono un po' preoccupato per Caboret, però in teoria dovrebbe avere un grandissimo potenziale, quindi dovrebbe fare lo stesso percorso di Lewis. Il nostro Echeverri l'abbiamo piazzato e allora, signori, non ci resta che andare a simulare subito la seconda stagione. Ovviamente, se dovessimo arrivare avanti in Champions League, come abbiamo fatto l'anno scorso, le partite quelle importanti le commentiamo insieme. Semifinale di Champions League contro il Newcastle, 2-1 la partita di andata. Abbiamo battuto anche il Napoli 9-1. Poi ve lo faccio vedere, 4-2 comunque il totale. Quindi siamo per la seconda volta consecutiva in finale di Champions, siamo anche in finale di FA Cup. Questa volta non contro il Tottenham ma contro il Chelsea. Vinciamo 2-1, finale di Champions League contro la Juventus. Andiamo dritti, diretti, con no, non riusciamo a vincere la Champions, è incredibile. È la maledizione di Claudio Echeverri. Non riusciamo, stop, non riusciamo a vincere la Champions League. Doppia finale persa, incredibile, ragazzi, persa con la Juventus 3-1. Abbiamo vinto praticamente tutte le partite, raga, tutte le partite. Guardate qua, 4-1 con il Napoli e 5-0, totale 9-1. Disintegrato il Napoli, però non riusciamo a battere la Juventus in finale 3-1. Questa è la squadretta con Caboret 81, molto bene. Alvarez continua a crescere, così come Haaland, così come Lewis. E la squadra è veramente forte. Occhio a De Bruyne che sta calando, perché se non erro ha 33 anni. A noi però interessa il grandissimo Echeverri, che era un 69, adesso è un 72. Eccolo qui. Mamma mia. Piano piano. Qui non posso vedere se ha giocato, perché qui posso vedere solo le competizioni a cui partecipiamo noi. Comunque si trova in prestito biennale, e quindi quasi quasi, ragazzi, cioè un altro anno glielo lasciamo fare. Perché ripeto, lanciare un 72 è tosta. È veramente tosta. La Juventus ci alza in faccia la coppa. Mannaggia loro, 840 milioni di budget. Secondo me in questa serie faremo tipo il record di budget accumulato. Forse arriveremo anche un 1,5 miliardi o 2 miliardi. Siete mai arrivati a 2 miliardi? Io no. Vediamo se ce la facciamo adesso. De Bruyne non lo cambio, raga. Io non faccio assolutamente nulla. Volevo cambiare De Bruyne, sono sincero, però mi ha fatto 30 gol, quindi non lo posso cambiare. Caboret comunque sta crescendo, gli diamo un'altra opportunità. Il resto la squadra mi piace. Poi avete visto che comunque stiamo dominando praticamente la Premier League ogni anno, quindi non vedo neanche il bisogno / necessità di fare dei cambi, ecco. Questo sarà il terzo e ultimo anno di prestito, perché poi lo voglio lanciare titolare. E allora, signori, avanziamo e ci vediamo direttamente alla fine della terza stagione. Mi raccomando, Echeverri, devi almeno diventare un 75-76. Ce la puoi fare. Anche perché ho visto che nella rosa del Manchester City ci sono dei centrocampisti che mi sono ritornati dal prestito che sono più forti di lui. Quindi, porca misera, devi darti una svegliata. Sennò qui vieni superato anche dagli altri che hanno un potenziale minore. Avanziamo comunque fino alla fine. Quarti di finale di Champions League. Ci risiamo, signori. La storia si ripete. 3-1 contro il Milan, 5-4. Mamma mia. Stava rimontando il Milan.
Milan, 4-0 contro il Tottenham, 3-3 contro il Leicester, con il Borussia Dortmund perdiamo 2-1 la partita di andata, il ritorno finisce 3-2, quindi siamo in finale di Champions League per la terza volta consecutiva. La finale di Champions questa volta è contro il PSG, tra l'altro abbiamo vinto ai rigori anche la finale di FA Cup con il Brighton, praticamente ogni anno è uguale a quello precedente. Andiamo subito quindi direttamente al risultato e vinciamo, ce l'abbiamo fatta ragazzi, ce l'abbiamo fatta al terzo tentativo a vincere la Champions League. Attenzione perché avete visto la notizia lì uscita, triplete, e triplete ragazzi, e triplete, abbiamo vinto quindi anche il campionato. Attenzione, vediamo un po' i punti, 89 punti ragazzi, sempre 89 punti facciamo, lo facciamo apposta, sempre 89, bene, molto 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 bene. Però il focus del video è Echeverri e quindi andiamo subito a vedere se è cresciuto oppure no. Era un 72 e adesso è un... dove sta? È un 74. Ma perché non cresce? Basta ragazzi, basta. 3 anni di prestito sono tanti. Lo voglio qui. Lo voglio qui vicino a me. Voglio capire perché non sta crescendo. Basta. Molto bene. A questo punto quindi possiamo vedere, giusto per così per sfizio, le statistiche, perché il capocannoniere è Haaland ancora, che ne fa 48. Poi De Bruyne. De Bruyne, porca di quella misera. Ma io ti devo svincolare adesso, perché bisogna lasciare spazio al nostro Echeverri. Allora io direi di fare questi ragionamenti all'inizio della terza stagione. Bisogna assolutamente cambiare modulo, passare a un 4-3-3 con il trequartista. Tra l'altro c'è Rodri, che è un CDC, ma praticamente io ho messo il cambio ruolo per diventare un centrocampista centrale all'inizio del video, e quindi lui praticamente sono 3 stagioni che ha pronto il cambio ruolo ma ancora non glielo fa. Però si sta allenando ancora per diventare un centrocampista centrale. Occhio che adesso ci fa l'upgrade di 8 quando gli cambiamo la posizione. Quarta stagione comunque appena iniziata, con 940 milioni di budget, tutti quanti i giocatori sono in nazionale. Caboreno sta crescendo e attenzione, nonostante il baghettino del cambio ruolo si è un po' bloccato. Potremmo a questo punto anche fare un'eccezione e prendere un terzino, anche se effettivamente la squadra comunque continua a vincere, quindi boh, magari lo possiamo lasciare. Allora, stavo dicendo prima, bisogna passare al 4-3-3 offensivo, far giocare quindi Rodri centrocampista centrale, Bernardo Silva centrocampista centrale, poi devo buttare fuori per forza di cose De Bruyne e mettere Echeverri, che è un 74. Il problema è che devo buttare fuori anche questo, che è un 77, anche Perrone, che in teoria non può fare il centrocampista, il trequartista, però non lo so, mi puzza un po', mi puzza un po'. Robertson lo possiamo tenere, quindi comunque almeno una riserva ce l'abbiamo in quella posizione. Bisogna essere sicuri ragazzi, mi dispiace svincolare comunque gente importante, ma Echeverri deve giocare. Quindi andiamo su chi? Su Rodri, che deve cambiare ruolo, vediamo se fa l'upgrade. Oh, 95 ragazzi, è diventato più forte di Haaland, è più forte della squadra adesso, incredibile. 95 ragazzi, 95. Cosa stiamo vedendo raga, che cosa stiamo vedendo? Allora nel frattempo Haaland è qui, Ruben Dias è qui, ci sono tantissimi giocatori in scadenza. Adesso li sistemo un attimo al volo, però devo andare subito su De Bruyne. Mi dispiace De Bruyne, ma ci dobbiamo salutare, 12 milioni per rescindere il contratto. Ho fatto tutto, questa qui quindi è la squadretta, ma siamo praticamente giunti alla prima partita ufficiale, la Community Shield contro il Chelsea, e poi c'è anche la Supercoppa la settimana dopo contro il Monaco. Queste sono le partite, sono le prime partite ufficiali per Echeverri, e quindi io direi che possiamo andarle a vedere insieme. Finale di Community Shield, prima partita ufficiale per il nostro Claudio, finisce 1-1, vinciamo i rigori, mamma mia, 3 errori di fila per il Chelsea, 3 rigori segnati da parte nostra, Haaland, Julian Alvarez e Foden, il gol da noi lo segna Julian Alvarez. Vediamo come ha giocato però, le valutazioni, perché no, ma aspetta, in che senso, perché non posso vedere le valutazioni, ma dai, ma cos'è sto bug? Qui ogni giorno si scoprono dei bug diversi, cioè non mi fa vedere le valutazioni dei giocatori che non hanno battuto il rigore, ma è uno scandalo ragazzi, è uno scandalo. Volevo vedere il punteggio del nostro Echeverri, invece no. Va benissimo, comunque primo titolo ufficiale quindi per il nostro giocatore. Continuiamo ad avanzare nel calendario perché c'è la Supercoppa contro il Monaco, altra partita che voglio giocare ovviamente insieme a voi. Speriamo, intanto Bernardo Silva si è fatto buttare fuori, fate tutto voi in automatico, la partita finisce qua, ancora i rigori, ancora i rigori, però io non posso vedere il punteggio. Mi fate vedere il punteggio di Echeverri, porca di quella miseria, l'hanno pure cambiato al 45esimo. Ragazzi, perché c'è quel Mateus lì che è molto molto interessante, dovrebbe essere tipo un 82-83. Comunque sono 2 trofei vinti, però a questo punto mi verrebbe da dire ci tocca svincolare quel Mateus lì,
come cavolo si chiama? Dove sta? Eccolo qui, Nunes, è lui ragazzi, è un 85, è un 85 molto 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 interessante. Potrebbe essere un grande problema, questo giocatore qui per Echeverri. Però, però questo è un giocatore che non voglio, cioè non voglio piazzarlo perché è un giocatore importante. Calcolate che Bernardo Silva ha 32 anni, Rodri ha 30, quindi comunque avere un centrocampista giovane così ci sta anche. Non lo so ragazzi, non lo so, comunque questa è quella squadra, gli ho fatto gli obiettivi, simuliamo tutto, poi mi fermo un attimo verso gennaio-febbraio per capire se effettivamente il nostro giocatore sta giocando oppure se è necessario svincolare qualche giocatore dalla panca. Simuliamo. Vinciamo ai rigori contro la Juventus ai quarti, quindi siamo in semifinale per il quarto anno consecutivo contro il PSG. 1-0 la partita è andata, 3-1 il totale, quindi sono 4 le finali di Champions League, 4 su 4, e finale ancora di FA Cup, tutti gli anni uguali raga, tutti gli anni uguali, finale col Napoli, ma come? C'era un attimo l'inno della Champions, ho dovuto tagliare se non mi danno copyright, porca di quella miseria. Attenzione ragazzi, attenzione, attenzione, finale di Champions League contro il Napoli, Echeverri 78, Haaland 97 con il contratto in scadenza. Oh, vieni qua, fatti rinnovare un attimo al volo, easy. C'è un po' di gente in scadenza, però effettivamente mi sa che sono 12 mesi. Sì, quindi vabbè, ok, comunque li posso anche rinnovare dopo. Allora, ma il nostro grandissimo Echeverri è cresciuto di 4, ha fatto 38 partite, quindi comunque ha giocato, ha fatto però solo 2 gol e 2 assist. È ancora troppo debole, signori, per stare in questa formazione. Stiamo un po' forzando le cose, però mandandolo in prestito non riesce a crescere, quindi per forza di cosa ho dovuto metterlo lì. Comunque, questa qui è la squadretta, signori, abbiamo praticamente la squadra più forte del mondo, tranne Cavore, che è un 86, sta crescendo, sì, piano piano, un po' a rilento, ma per il resto, ragazzi, c'è una squadra veramente incredibile davanti. Abbiamo una squadra incredibile davanti a noi. Andiamo quindi subito a giocare la finale di Champions League contro il Napoli, mamma mia! Con Osimhen, Kvaratskhelia, Zeballos a destra, Lobotka capitano, la porta, attenzione, Baku a destra, Unai Simon, Lucas Hernandez e Sule. Va bene, andiamo quindi direttamente al risultato. Napoli-Manchester City, finale di Champions League, finisce 4-3, 4-3 ai tempi supplementari, Haaland, 4 gol di Haaland, 4 gol di Haaland ragazzi, incredibile, 4 gol di Haaland nella finale di Champions, poteva anche farne 5, ha sbagliato un rigore al 60esimo. 4 gol segnati in finale di Champions League. Mamma mia, vediamo un attimo le valutazioni perché il nostro Echeverri non lo vedo neanche, ragazzi. Dove sta il nostro Echeverri? Ha preso un 6.3. È stato sostituito e ha preso un 6.3. Signori, purtroppo è cresciuto poco. Secondo me, perché è stato sempre sostituito. Sempre. Ho provato anche a svincolare tutti i giocatori che fanno i trequartisti. Però purtroppo mettono comunque dentro dei centrocampisti centrali. E ovviamente con tutti i 90, no? 96, 97, 95, 94, è il primo che tolgono qual è sempre il nostro Echeverri. Quindi ha giocato 38 partite, però di quelle 38, ragazzi, cioè, praticamente tutte quante sono state di 45 minuti, 50 minuti, quindi diventa difficile, come se ne avesse giocate la metà, di partite. Comunque, le statistiche le abbiamo viste, anzi no, non è vero, capocannoniere Haaland che ne fa 60 reti, 25 per Bernardo Silva, 22 per Foden, e purtroppo per il nostro Echeverri solo 2 gol e 2 assist. Ma a questo punto, raga, mi verrebbe da dire una cosa, ovvero perché non cambiare squadra con Echeverri? Perché qui la situazione è veramente complicata. Inoltre abbiamo vinto la Premier League, abbiamo vinto la Community Shield con il Chelsea, abbiamo vinto l'FA Cup con il Leicester, abbiamo vinto la Carabao Cup col City, contro il Chelsea, abbiamo vinto la Champions League, abbiamo vinto la Supercoppa contro il Monaco, abbiamo praticamente vinto tutti i trofei possibili e immaginabili, e ovviamente li abbiamo vinti con Echeverri titolare. Ha giocato poco, non ha giocato, ha giocato un po' sì, un po' no, però comunque ha fatto le sue presenze, quindi è stato, diciamo, comunque uno dei giocatori titolari, mettiamola così. Quindi a questo punto potremmo anche pensare di cambiare squadra, perché la rotta è quella, cioè sono tutti giocatori così forti, a meno che non andiamo di proposito a indebolire la squadra, però abbiamo già vinto tutto, quindi comunque nel palmarès Echeverri li ha questi titoli. Io direi che possiamo anche metterlo sul mercato, vediamo se arriva già adesso un'offerta, potrebbe arrivare, infatti è arrivata ragazzi, infatti è arrivata, attenzione, Atalanta,
mi stuzzica è l'Atalanta, mi stuzzica. Il problema, tra virgolette, è che vorrei vincere la Champions. E se vado all'Atalanta, di conseguenza poi diventa veramente difficile riuscire a vincere la Champions. Cioè bisogna praticamente fare un rebuilding che dura 4 anni. Però Echeverri giocherebbe titolare tutte le partite. Io punto, intanto vabbè, di nuovo qui si sono affezionati questi dopo il prestito. Io punto a una squadra più forte, sono sincero. Secondo me, cavolo, un 78 così, boh, mi piacerebbe andare tipo al Napoli, oppure alla Juventus, all'Inter, al Milan. Secondo me potrebbero arrivare delle offerte così. Vediamo. Niente ragazzi, di Bilbao, Brentford non mi stuzzicano proprio, assolutamente no, rifiutiamo. Abbiamo anche tutta la prossima stagione per piazzarlo, cioè tutta la prossima finestra di calciomercato, quindi in teoria non abbiamo fretta, ecco. Non arrivano più offerte, niente, peccato, perché non mi sono piaciute queste offerte, mi aspettavo qualcosina in più. Comunque, termina stagione ragazzi, la quarta stagione è finita. Penso di non aver mai vinto così tanti titoli in vita mia. Cioè abbiamo vinto ogni anno la Premier League, ogni anno le FA Cup, abbiamo vinto 2 Champions, 2 finali di Champions League perse, 2 Carabao, 3 Community Shield, 3 Super Cono, non lo so raga, abbiamo vinto di tutto e di più. Quinta stagione appena iniziata, budget di 995 milioni, che cavolo, non riusciamo ad arrivare a 1 miliardo, e dai. Comunque, Echeverri 79 ha fatto quindi un altro leggero upgrade in vacanza, molto bene. È sempre sul mercato ed è arrivata un'altra offerta, andiamo subito a vedere, perché è il Brighton. Mi piace il Brighton, mi piace ragazzi, il Brighton mi piace veramente tanto. Sapete qual è il problema però? È che noi siamo il Manchester City e abbiamo vinto praticamente ogni trofeo possibile e immaginabile. Quindi, visto che noi dobbiamo seguire Echeverri, potrebbe essere un problema andare al Brighton, perché effettivamente in teoria dovrebbero cercarci squadre forti, forti, forti. Alla Juventus ce lo vedrei, sono sincero, anche perché se non erro, Echeverri, correggetemi qui sotto nei commenti se sbaglio, quando era piccolino, nell'under, boh, l'under 14, l'under 12, non lo so, ha fatto 4 gol alla Juventus. Se non erro, potrei sbagliarmi, magari se mi sbaglio fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E quindi sarebbe carino andare alla Juve. Però come faccio a mandarlo alla Juventus? Devo cercare un giocatore della Juventus e devo spedirlo lì. Anche perché, ripeto, devo seguirlo. E se lo seguo, per seguirlo anzi, devo ricevere l'offerta per allenare il Brighton. E dubito che il Brighton accetti, ecco. Comunque, per prenderlo, che cosa possiamo fare? Possiamo magari, boh, no, ok, prenderci Dybala alla Juve, incredibile. Dybala ritorna alla Juventus, pazzesco. Pazzesco, e pure Gavi, oh, una bella squadra però, C'è pure Kim, traditore. Pellegrini, Ranocchia, Romagnoli, Rovella, anche questo qui, chi è? Pierrossi, Pepito Rossi, CDC, Vlahovic 88 c'è ancora. È una bella formazione, anche Sesco che non è male. È veramente una bella formazione. Allora, io mi prendo praticamente un giocatore che poi non mi servirà dopo. Come ad esempio, boh, posso prendermi questo, non penso che mostra un ottimo potenziale, sarà una rigenerazione. Chi mi prendo, ragazzi? Mi prendo Garofani, dai, anche il contratto in scadenza. Provo, ragazzi, quindi a prendermi Garofani, mettendo come contro partita il nostro Echeverri. Spero di non essere esonerato per questo change. Dove sta Echeverri? Non lo vedo. No, non è un ala, è un centrocampista. Dove sta? Ecco qua, quindi scambia la pari. Vediamo un po' se accetta Allegri. Ah, non accetta, termina trattativa. Questo potrebbe essere un problema, Ultimo tentativo, raga. Ultimo tentativo con Echeverri più la bellezza di 50 milioni per Romagnoli. Vediamo un po' che cosa ci dicono, che vogliono sempre quello. Termina trattativa. Ah, mamma mia, sarà tosta, raga, Sarà tosta riuscire a piazzarlo alla Juventus. Allora, facciamo una cosa, raga. Qui bisogna purtroppo utilizzare degli stati gemmi un po' illegali, ecco, un po' irregolari. Ovvero, vediamo quanto tempo ci mette Claudio Echeverri per cambiare posizione. Per fare il centrocampista centrale 730 settimane. Potrebbe però fare l'esterno. La Juventus dovrebbe avere gli esterni nel modulo. Quindi se lo mettiamo esterno destro o esterno sinistro, vabbè, esterno destro, ci mette solo 2 settimane. Quindi in teoria potremmo appunto cambiare, cioè potremmo cambiare la posizione e poi dopo possiamo mandarlo alla Juventus in teoria. Stanno comunque arrivando tantissime offerte per Echeverri, ma sono tutte squadre che non prendiamo neanche in considerazione, quindi non ve le faccio neanche vedere più. Allora, Echeverri è diventato quindi un esterno destro, magari fa anche l'upgrade. Vediamo, no, non lo fa. Gli metto il bacchettino del cambiarulo così, giusto per farlo crescere un pochettino, magari la Juventus lo prende così, non lo so. Adesso che gli abbiamo cambiato posizione, intanto 4-0 all'Inter, 2-0 al Bayern, sarà veramente difficile riuscire a battere questo Manchester City. Andiamo subito nell'upmercato, comunque, perché posso prendere, boh, a questo punto mi prendo di nuovo Garofani, perché comunque è quello che mi serve di meno. Vediamo se la Juventus adesso accetta come contropartita un esterno destro. Vediamo un po'. Ah, non lo vogliono.
Facciamo così. Ultimo tentativo, ragazzi. Esterno per esterno. Bellini, Simone Bellini, mostra un ottimo potenziale. Proviamo, raga. Esterno per esterno. Se non funziona neanche così, allora vuol dire che non sono proprio interessati al nostro Echeverri. Non capisco perché, comunque, perché è un bravo pischello. Vediamo. No, non sono interessati. Termina trattativa. Allora, quindi, signori, sapete cosa facciamo? Restiamo un altro anno al Manchester City. Perché mandarlo all'Leicester, mandarlo al Brighton, mandarlo all'Everton, diventa poi veramente molto complicato riuscire a tirare fuori una grande squadra. Cioè, complicato no, però diventa molto lungo come cosa, ecco, come progettino. Quindi, niente, il problema è che gli ho pure cambiato ruolo, mannaggia la miseria. Lo mettiamo quindi di nuovo trequartista, ci mette 2 settimane, anche se effettivamente potrebbe, forse è meglio se fa l'esterno, così usufruisce del baghettino del cambio ruolo e poi la Juventus dovrebbe, e poi squadre come la Juventus dovrebbero poi accettarlo con sé, ecco. Allora lasciamolo così, raga, lasciamolo così. Io comunque in campo lo metto sempre lì, poi vediamo dove lo fanno giocare, boh, non lo so. Vediamo un po'. Nel frattempo, Community Shield contro l'Arsenal, vittoria 2-1, e poi vinciamo anche la Supercoppa 4-2, quindi altri 2 titoli che si aggiungono alla lista dei trofei per il nostro Echeverri. Continuano comunque ad arrivare delle offerte, per curiosità le vediamo, magari c'è una squadra interessante. No, ragazzi, no. A questo punto direi che possiamo anche bloccarlo, e chi si è visto. Resterà con noi per almeno un'altra stagione. Adesso tutti quanti gli obiettivi possibili sono stati fatti, quindi non ci resta, ragazzi, che avanzare nel calendario, sperando che il nostro Echeverri cresca, e soprattutto speriamo di non essere esonerati. Qui praticamente, per non essere esonerati, bisogna vincere sempre tutte le competizioni. Avanziamo. Semifinale di Champions League contro il Barcellona. Attenzione, perché la barretta sta calando, 2-2 contro il Barça al Camp Nou. La partita di ritorno finisce 4-2, quindi siamo in finale di Champions League per la quinta volta consecutiva, e anche in finale di FA Cup, ragazzi. Tutte le stagioni uguali, tutte, per 5 volte di fila. E becchiamo il Siviglia, ragazzi. Becchiamo il Siviglia in finale di Champions League. Allora, Echeverri un 80 fodere, si è fatto pure male. Echeverri non cresce neanche con il baghettino del cambio ruolo. Ma come cavolo è possibile, ragazzi? Cioè, ha giocato 46 partite. Allora, raga, il problema è lui. Il problema è lui. Perché non cresce? Ha giocato 46 partite. 46, ha fatto solo 2 gol, però, e 8 assist. Dove ha giocato non si sa, ma comunque ha giocato. Ha giocato lo stesso numero di partite di Foden. Poi bisogna vedere se da titolare, da riserva, oppure se è stato sostituito, come ho detto prima. Però, cavolo, gli fai solo 2 gol. E non va bene, Echeverri, non va bene. È l'aria, è quest'aria qui del Manchester City che forse non ti piace. Io sto provando a farti cambiare aria, ma purtroppo non ci riusciamo. Comunque, finale di Champions League contro il Siviglia. Ormai ho perso il conto delle finali di Champions. Sono 5 finali, 2 vinte e 2 perse, se ho fatto bene il calcolo. Andiamo direttamente quindi al risultato. Manchester City-Siviglia finisce 4-2. Segna Bernardo Silva, Julian Alvarez. E niente, ragazzi, al 47esimo entra Phillips ed esce Echeverri. Phillips è un CDC. Cioè, per farvi capire che purtroppo, ragazzi, è un giocatore così, è il primo che viene sostituito. Indipendentemente da come sta, da come sta giocando, gli altri sono così tanto forti che il computer, per forza di cose, un cambio lo deve fare, e può mai togliere un 83, un 93, anzi, scusatemi, un 96. No, cambio ovviamente Echeverri. Comunque, è salito ad 80. Io lo rimetto di nuovo sul mercato. Questi qui mi stanno facendo esonerare, che sono gli stessi praticamente che ho dovuto prendere per fare l'obiettivo. Poi sono quelli lì che mi fanno esonerare. Quindi facciamo un po' di piazza pulita. Poi metto Echeverri sul mercato, e altrimenti provo a scambiarlo con una squadra un po' più deboluccia. Prima però faccio un altro tentativo in extremis con la Juventus, perché ripeto, secondo me è la squadra giusta per Echeverri. Provo con 20 milioni, vediamo un po' che cosa ci dicono. Non sono interessati, cioè praticamente neanche gratis lo vogliono, perché la controfferta è 20 milioni senza la contropartita. Mamma mia, non lo possono proprio vedere. Allora, dove lo mandiamo, ragazzi? Lo mandiamo all'Inter, al Milan no, perché ci ho fatto la carriera con Camarda. Quindi al Napoli, vabbè, andiamo sempre al Napoli, perché comunque tifo Napoli, quindi ho fatto una marea di serie con il Napoli. Lo mandiamo all'Inter, che con l'Inter facciamo sempre poco. E se l'Inter ci dice di no, lo mandiamo alla Fiorentina, basta. Oppure anche alla Roma, anche alla Roma potrebbe essere una bella piazzettina. Provo quindi a prendere chi, ragazzi, cioè, porca miseria, voglio, vabbè, Nico Williams poi mi serve se vado alla Roma. Provo a prendere un Milinkovic-Savic, che non mi serve più perché è vecchio. Tanto i soldi li ho, quindi volendo, no, posso anche mettere 100 milioni. 100 milioni, raga, 100 milioni più Echeverri più Milinkovic-Savic, vediamo un po'. Ah sì, gliel'abbiamo fatta, ragazzi, cioè praticamente è l'omaggio Echeverri, no? È l'omaggio, acquista Milinkovic-Savic, anzi, vendi Milinkovic-Savic, e come omaggio ti regaliamo Echeverri. Ma perché ho il budget di 97 milioni? Ma stiamo scherzando, cioè avevo tipo 1 miliardo di budget. Si sarà buggato. Forse il numero è talmente alto che non ci vale. Vabbè, comunque, raga, abbiamo preso Milinkovic-Savic, e quindi Echeverri andrà all'Inter. Ora il focus sarà riuscire ad aspettare, riuscire ad andare all'Inter. La barretta purtroppo in questo momento
non ci consente di cambiare squadra. Intanto voglio vedere i soldi, se per davvero mi hanno fregato, eh. Vediamo un po' dove sono. Oh, no, ok, 841 milioni. Va benissimo, ci sono, raga, ci sono. Era un baghettino visivo. Quindi Echeverri va all'Inter, proverà a vincere il triplete con l'Inter dopo tanto, 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 tanto tempo. Noi però non possiamo fare più niente, perché gli obiettivi, quelli possibili e immaginabili, li ho completati, tranne questo che purtroppo non dipende da me. Quindi non ci resta che avanzare nel calendario, andare direttamente alla stagione successiva, fare gli obiettivi, aspettare settembre barra ottobre, quando la barretta ritornerà sul verde, e provare ad andare all'Inter. Questo è il piano di battaglia. È arrivata, signori! Finalmente è arrivata l'offerta per allenare l'Inter, e quindi possiamo accettarla. Ecco la risposta, hanno detto sì. E allora, signori, andiamo ufficialmente all'Inter e seguiamo il nostro Echeverri. Bene, subito questa grafica, così non mi piace tanto, eh. Siamo in Europa League, mannaggia la miseria. Ma, signori, io questo video lo chiudo qui, mettendo il nostro Echeverri a destra. C'è anche Nico Williams, che è un 88, che giocherà a sinistra. Bisogna poi ovviamente fare un po' di piazza pulita, perché c'è Di Marco 85, c'è Dumfries 82. Echeverri è un esterno destro, io direi di lasciarlo qui a destra. Potrebbe anche diventare un centrocampista centrale di nuovo, ma anche in questo caso, ragazzi, la concorrenza è veramente molto 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 spietata. C'è anche questo Alves, che è un 83 di 21 anni, portoghese. Attenzione, perché forse questa è la degenerazione di Cristiano Ronaldo, chi lo sa. La squadra comunque è veramente molto molto interessante. A parte c'è pure questo Aquino, rigenerazione di Keylor Navas, Costa Rica. Mamma mia, la squadra è veramente molto molto interessante. Ma ragazzi, la prima parte finisce qui, è durata un botto. Sono sincero, non mi aspettavo di restare 5-6 anni al Manchester City. Pensavo di riuscire a farlo crescere più velocemente, così poi da cambiare squadra già in questo video e fare già una stagione nella nuova squadra. Però registrano da 2 ore e mezza, quindi credo che questa prima parte possa terminare qui. Ci vediamo direttamente domani, o massimo dopodomani, con la seconda parte, dove praticamente ci sarà una rebuilding dell'Inter. La squadra già c'è, la base c'è, qualcosina però cambieremo. Il budget potrebbe essere importante, 121 milioni più la possibilità di piazzare tutti quanti i giocatori in uscita. Riparteremo quindi da qui. E Echeverri, che ha già vinto praticamente tutto, ogni cosa possibile e immaginabile, ma ancora 22 anni, e quindi tutto il futuro davanti a sé, qui dall'Inter, anzi qui dal Manchester City, e da Echeverri è tutto. Ci vediamo prossimamente con la seconda parte, il capitolo Inter della carriera di Echeverri. Mi raccomando il mi piace per avere appunto la seconda parte il prima possibile. Qui da Echeverri è tutto, bella!